complesso di Pato, si è molto discusso anche sul suo soprannome, un po' è vero per la gioventù, è chiamato Pato come Pato Aguilera, tanto per intenderci, l'anatroccolo, il papero a seconda delle traduzioni, però il nome in realtà gli deriva dalla città natale che è Pato Branco, la città dove ha iniziato a giocare, poi invece ha giocato a Porto Alegre, ha giocato con l'Internazionale di Porto Alegre che tanto per intenderci era la squadra dalla quale la Roma acquisì Falcao ai tempi. Ci sono due squadre a Porto Alegre, il Gremio e l'Internazionale, e tra l'altro la mamma è tifosa dell'Internazionale, il papà è tifoso del Gremio, il papà voleva farlo firmare con il Gremio, la mamma lo voleva far firmare con l'Internazionale, alla fine ha avuto ragione la mamma che l'ha fatto firmare proprio con l'Internazionale. Pensate che il primo contratto Pato l'ha firmato a 17 anni, hanno dovuto aspettare proprio il compimento di 17 anni di età per le leggi brasiliane per farglielo firmare, poi ha esordito. Pato ha questa caratteristica, se siete tifosi del Napoli o tifosi del Milan fatevi scongiurare a seconda appunto del tifo che avete per quello che sto per dire. Pato segna sempre all'esordio, ha segnato all'esordio con l'Internazionale, ha segnato all'esordio in Coppa Intercontinentale vinta, ha segnato all'esordio con l'Under 20 anche se poi all'esordio al Mondiale non ha segnato, ha segnato all'esordio in tutti i campionati brasiliani dove ha giocato, e dunque è un giocatore che insomma fa da subito vedere il suo valore. Caratteristiche principali colte dai discorsi soprattutto dei suoi compagni sono grandi, e anche da quello che si è visto nelle meno di 30 partite che ha giocato da professionista, di fatto grande controllo di palla, grande accelerazione, tira di destra e di sinistro, e anche ben messo fisicamente per avere 18 anni, 1,80 m, e tra l'altro l'unica cosa che insomma, ho colto da qualche giocatore che si è allenato con lui, ogni tanto gli siamo entrati anche in allenamento, perché insomma in allenamento è una cosa, in partita entreranno di più i giocatori sul Pato, no? Ma io ho visto un allenamento del Milan, perché ero andato per un calendario benefico e mi sono soffermato a vedere un allenamento, appunto incuriosito da questo giocatore, e lì sotto la cura Tassotti e Costacurta faceva dei movimenti d'attaccante e poi calciava in porta, insomma la facilità e la naturalezza con cui sa calciare questo ragazzo è incredibile, ecco. Poi adesso nel campionato è tutta un'altra cosa, però come calcia in porta in una maniera impressionante. Avete visto Rino Gattuso, che anche lui è squalificato e per questo non è in partita, gioca Seedorf oggi insieme ad Ambrosini e Pirlo, gioca in una posizione di centrocampo che ha già fatto sapere non è la sua ideale, credo soprattutto in relazione al suo ritorno in nazionale, però ha detto io comunque so giocare anche lì e cercherò di essere decisivo anche da quella posizione. La prima aggressione di Pato su Paolo Cannavaro, che si libera del pallone per Domizzi, cerca la profondità, colpo di testa di Nesta, prova a dare pressione però da subito il Napoli con Savini, dentro per Lavezzi, molto atteso anche lui, Lavezzi, due dribbling, Lavezzi ancora, prova ad andare, chiuso, possibilità di contropiede per il Milan, prova ad andare Clarence Seedorf, si fa vedere Kakà, entra dentro anche Ambrosini, brutto movimento del centrocampo del Napoli che lascia spazio, la palla per Ronaldo che cerca subito l'apertura per Pato, Pato prova a passare, c'è un contatto con Cannavaro, calcio di punizione per il Napoli. Sì, sottolineiamo il brutto movimento del centrocampo, soprattutto di Gargano, che ha seguito il movimento ad allargare di Kakà permettendo questa percussione centrale, ha trovato un vuoto di 30 metri, poi c'è stato questo passaggio in profondità per Pato, chiuso molto bene. Il pallone profondo, colpo di testa di Calazze e poi Maldini cerca la profondità, non trova però Ronaldo anticipato da Paolo Cannavaro, poi Andrea Pirlo, Ambrosini, Nesta, il Milan quest'anno in campionato non ha mai vinto a Milano, non ha mai segnato più di un gol. Bonera ha ribattuto la sua conclusione, Pirlo, ancora Bonera, Nesta, Ambrosini, Seedorf, gira subito per Paolo Maldini, sempre più recordman di presenze in Serie A. In profondità, colpo di testa di Gargano, poi prova ad andare Amsic che cerca Lavezzi, rientrato da fuori gioco in ritardo, calcio di punizione per il Milan. Comunque il Napoli si schiera con il classico 3-5-2. Oggi manca Zalaieta, che è il loro capocannoniere, il giocatore che fa salire bene la squadra dai tempi giusti, ma Sosa può essere sfruttato insomma sicuramente con le palle lunghe, le spizzate per la velocità di Lavezzi. Il Milan deve sempre sperare che i due difensori centrali facciano una grande partita, perché anche come in questo momento Milan sta facendo girare palle, due difensori centrali sempre soli dietro, perché anche i due esterni spingono sempre. Il Pampa Sosa che in questo momento ha la miglior media realizzativa per minuti giocati in Serie A, un gol ogni 71 minuti, ha superato Cruz perché lui gioca meno da titolare, invece Cruz avendo giocato le ultime partite da titolare ovviamente ha un po' insomma peggiorato la sua media di gol in base ai minuti giocati. Nel Napoli manca un giocatore, Fabio, secondo me fondamentale, Blasi, che è Blasi, perché nei tre di centrocampo è quello che recupera palloni a forza fisica,
e poi sa rilanciare anche l'azione. Herrera, quando manca Blasi, quest'anno è mancato per squalifica, anche per infortunio, ha sempre optato per Bogliassino e mai per un giocatore magari un po' con le caratteristiche di Blasi, recuperatore di palloni, e invece va più sulla qualità. Bonera cerca Pato, attaccato da Domizzi, si gira, Pato prova ad andare via, due giocate, applausi subito per Pato che si fa vedere. Poi però sbaglia il tocco centrale, Amsic cerca Lavezzi in profondità, la rimessa laterale sarà per il Milan, c'è Reia che carica molto i suoi uomini a bordo campo per noi, Stefano De Grandis e Alessandro Alciato. Tra poco andremo da Stefano De Grandis, che è proprio vicino alla panchina di Reia, e poi anche da Alessandro Alciato, la rimessa laterale però è per il Milan, cerca Clarence Seedorf o Ronaldo, i due non si capiscono, il pallone poi è controllato proprio da Gargano, all'indietro per Paolo Cannavaro che cerca la velocità di Lavezzi, colpo di testa di Calazze, Pirlo intercetta per un attimo il Pampa Sosa, Nesta, Bonera, tornato in posizione di laterale destro, ha giocato più spesso quest'anno da centrale, Kakà, ancora un bel tocco di Padova, va subito a vedere che la tecnica certo non gli manca, Bonera, Ambrosini, Pirlo, Ambrosini, Seedorf chiede palla, la riceve di prima per Ronaldo, vuole girarsi, prova ad allargare per Maldini, taglia fuori la difesa, ancora Seedorf, uno contro uno, va Amsic, bene in copertura su di lui, ancora Clarence Seedorf cerca uno spiraglio per Maldini che si inseriva, arriva la chiusura di Cupi, Cupi e Maldini, c'è rimessa dal fondo per Jezzo e per il Napoli. Il Milan cerca di giocare a grande velocità, tocchi stretti, sfruttando insomma le qualità dei propri giocatori. Compatto che me l'aspettavo che potesse partire da questa posizione Fabio, non dico che gioca esterno, però fa questa punta più sul centro-destra, Ronaldo sul centro-sinistra con Kakà proprio dietro, pronto a sfruttare insomma i movimenti delle due punte. Amsic in profondità, controlla Calazze, poi all'indietro il suggerimento per Dida, Nesta, andiamo da Stefano De Grandis, è stato rizzollato al terreno di San Siro, mi sembra in buone condizioni Stefano. Sicuramente in condizioni migliori di quanto non abbiamo visto per tutto questo avvio di stagione. Per quanto riguarda invece Reia, devo dire che per ora è stato sempre in piedi, non si è mai messo seduto, ha cercato di dare grinta ai suoi, di fare in modo che l'approccio sia il migliore possibile. I tre difensori per ora li tiene a zona, abbiamo visto nei precedenti posticipi che spesso poi nel corso di partita manda Cupi a marcare a uomo uno degli attaccanti quando vuole rinforzare la fase di filtro. Ancelotti, Alessandro Alciato, Alessandro. Carlo Ancelotti una cosa invece l'ha già detta in questi primi minuti, ha detto ad Andrea Pirlo di cercare Pato con palloni rasoterra, insomma di cercare il più possibile Pato. Pallone battuto da Gargano, Savini si fa vedere a sinistra, cerca un suggerimento centrale sul quale interviene Nesta senza problemi, rinviando però un campanile sul quale Bonera arriva con buona giocata. Pato ancora, si gira, il suggerimento è per Kakà che prova a partire, buona la copertura di Amsic che è un ottimo giocatore, un grande acquisto di Pierpaolo Marino per il Napoli. Amsic che tra l'altro si mise in luce proprio nella partita di Coppa Italia con il Brescia contro il Milan, segnando tra l'altro. No, Amsic quest'anno ha già fatto 3 gol Fabio, ma poi i suoi tempi di inserimento a qualità ma anche quantità, perché è uno che corre moltissimo. Seedorf per Maldini che viaggia bene a sinistra, lo aspetta Cupi, lo taglia fuori Maldini, Maldini ancora aspetta l'inserimento, arriva Ronaldo, c'è anche Kakà alle sue spalle, Ronaldo vuole Pato all'interno dell'area di rigore, trova ancora Maldini, c'è Pato sul secondo palo, il traversone, Jezzo. In questi primi minuti Maldini si fa vedere con grande costanza sulla fascia sinistra, pronto ad arrivare al cross, al traversone, puntuale. Tiene Nesta su Lavezzi, Nesta ha finito giocando anche un grande derby prima della pausa invernale, vissuto un momento di forma veramente strepitoso, culminato tra l'altro con il gol decisivo in finale di Coppa del Mondo, come ormai si chiama l'Intercontinentale. Colpo di testa a coprire di Garix, poi ancora Lavezzi cercato in profondità, chiude su di lui Calazze, prova a sfidarlo uno contro uno Lavezzi, non gli fa prendere il tempo Calazze, la rimessa laterale ancora per il Napoli, da Lavezzi a Gheorghi Garix, vuole il traversone, Garix pericoloso, secondo palo, il Pampa Sosa e poi Bonera, la palla resta lì, scivola Sosa, poi Bonera fuori, Kakà prova a recuperare su di lui Gargano veloce, accelera Kakà, Gargano gli passa davanti e lo ferma anche con buona scelta di tempo. Si è capito tutto in anticipo, sapeva che Kakà si sarebbe allungato la palla, è partito prima, si è messo davanti con il corpo, bravo Gargano. Ha provato a impostare ancora Savini, poi il suggerimento è per Sosa che non ha mai segnato con il Milan, Calazze contro il Milan, Calazze chiude poi Bonera, ancora Kakà Calazze, Kakà, buono il movimento di Kakà che stavolta Pesecco Gargano,
poi tiene ancora palla sul ritorno di Savin, gioca comunque con grande grinta il Napoli che ha avuto un buon avvio di primo tempo. Hamsik, Garix, pallone ancora per Hamsik, grande giocata di Hamsik, dentro ancora, posizione giudicata di fuori gioco, calcio di punizione. Lavezzi era sicuramente fuori gioco, anche Garix pescato al di là della linea. Comunque il Napoli deve, vediamo, c'era, sì. Deve giocare con coraggio, soprattutto con i giocatori esterni, che non devono limitarsi a fare la fase difensiva, ma devono spingere, perché il Milan sull'esterno difficilmente arriva a chiudere con i tempi giusti. E magari le sovrapposizioni o anche questi tagli interni che fanno i centrocampisti molto bene, Bogliastino e Hamsik, possono creare un 2 contro 1 e mettere in difficoltà il Milan sugli esterni. Calazze per Nesta. Ambrosini. Calazze. Maldini. In profondità per Ronaldo che gira di prima per Pirlo. Pirlo centrale ancora con un pallone a scavalcare la difesa di Pato. Duello in velocità, Pato dà fastidio a Domizzi, commette ancora fallo, calcio di punizione per Napoli. Chiuso bene su questa verticalizzazione a cercare il Pato in profondità, sia Domizzi, mi sembra che era Cupi, molto bravi insomma a coprire. Cupi, in base ai nuovi test fatti dal Napoli, risulta il giocatore più veloce sui 35 metri difensori della Serie A, anche più veloce di Cordova sui 35 metri, sui 30 metri. Ma poi è un giocatore, come si tornava prima da bordocampo, mi sembra Stefano, che quando magari il Napoli è in vantaggio e la squadra avversaria mette dentro un trequartista, Reja non si vergogna a mettere a uomo. Sì. Anzi, l'avevamo visto anche con la Juve, forse ti ricordi. Sì. La rimessa laterale è proprio per Maldini. Mi sembra che l'abbia fatto anche col Parma contro con Morfeo. Sì. Maldini per Seedorf, sta giocando bene Maldini in questo avvio di primo tempo. Il tocco di Pato che cercava Kakà, è uscito bene Paolo Cannavaro. Lavezzi e Calazze. Lavezzi va giù, non c'è fallo, la rimessa laterale per il Milan, sorride Ezequiel Lavezzi. Pirlo. Pato fa passare, c'è Kakà, si è aperta la difesa del Napoli, dentro per Ronaldo, 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 Jezzo. Sai, col movimento che fanno i due giocatori davanti, i tre sono sempre molto impegnati e non riescono magari a chiudere su Kakà, che arriva quasi sempre libero. Lì deve stare, secondo me, attentissimo Gargano, mai muoversi dalla sua posizione centrale, perché i gol, i pericoli arrivano sempre dal centro. Seedorf cerca la profondità ancora per Ronaldo, arriva però la copertura facile di Jezzo, non poteva arrivare Ronaldo su quel pallone. Grande attesa per Pato, ma anche grande attesa per rivedere finalmente Ronaldo, no? Ah certo, perché Ronaldo l'anno scorso secondo me ha fatto sicuramente una parte di stagione importante permettendo al Milan di arrivare in zona Champions League, soprattutto quando c'erano le partite internazionali di Champions, far rifiatare i Gilardino, gli Inzaghi, e ha fatto dei gol determinanti. Abbiamo rivisto il fallo su Bogliasino. Ambrosini allunga la gamba, riesce a toccare il pallone che attende però Domizzi. Cannavaro. Ancora Cannavaro. Cerca la profondità sempre per Garix che sta spingendo molto a destra. Hamsik non arriva sul pallone, c'è Clarence Seedorf. Chiede palla a Kakà. Seedorf invece va centralmente. Ancora molto spazio per lui, si è allargato Pato. Il suggerimento invece centrale per Kakà sul fondo. Bella, veloce e divertente la partita in questo avvio, perché il Napoli prova anche ad offendere il Milan. Sì, ma grande spazio sempre per le ripartenze del Milan, soprattutto a Kakà. Seedorf questa facilità di portare palla avanti 30 metri, però Kakà ha il tempo di stoppare, alzare la testa e prendere la mira. Per fortuna del Napoli troppo alto. Contento Ancelotti, un po' meno Reja dopo questa azione. È la seconda volta che si aprono le acque davanti a Seedorf. Sì, perché è nato tutto da un cambio di gioco lunghissimo fatto da Cannavaro, dove Maldini di testa ha intercettato molto bene. Lavezzi va via bene, Lavezzi in area di rigore, accelera ancora Lavezzi, si allunga un po' il pallone, prova a chiudere. E non c'è calcio d'angolo, c'è semplice rimessa dal fondo, ha provato a cercare al centro Pampasosa. E lì ha trovato un giocatore veloce quanto lui, che è Nesta, poi in scivolata è andato a chiudere molto bene, senza intervenire. Qui il contatto con Bonera, mano giudicata involontaria, poi Lavezzi che porta avanti il pallone di testa, poi praticamente non lo toccherà più. E dunque rimessa dal fondo per Dida. Sosa prova ad arrivare insieme a Lavezzi, anticipati. E ricomincia però Bogliasino. Cambia passo, Bogliasino. Allarga bene per Savini a sinistra, arriva al traversone, un po' morbido, si coordina il Pampa, arriva Dida.
Dida gioca di nuovo a San Siro dopo la paperaccia del derby. Qualcuno l'ha visto all'inizio insicuro anche in allenamento, poi però giudicare insomma quello che dicono i compagni, ha ritrovato un po' di serenità, anche un po' rinsaldato il rapporto con i suoi compagni di difesa. E comunque questa era una palla facile, insomma, per uno alto come lui, sul cross di Savini la palla non gli era rimbalzata bene, quindi si è alzata tantissimo, facile per il portiere. La rimessa laterale sarà per il Milan dopo il tocco di Hamsik. Pirlo, Kakà, lo aspetta Kupi, Kakà va via in velocità, ancora Kakà contro Kupi, arriva il raddoppio e allora lo scarico su Maldini. Seedorf, Pirlo, Ambrosin, Ronaldo, Pato, si gira, Pato vorrebbe il destro, Pato tiene ancora palla, sempre Pato, si allarga Bonera, Pato arriva al traversone morbido, colpo di testa di Domizzi, c'era anche fuori gioco di Ambrosin all'interno dell'area di rigore, calcio di punizione per il Napoli, Alessandro Cedolo a bordo campo. Alessandro, Pato in questi primi 14 minuti di gioco è stato più che altro un calciatore telecomandato, perché ogni volta che passa vicino Ancelotti, Ancelotti gli dice qualcosa, gli dice che posizione mantenere in campo. Anche da queste piccole cose si vede che è la sua prima partita col Milan, perché tutti questi suggerimenti Carlo Ancelotti durante la partita non li dà a nessun altro giocatore. Lavezzi con bella torre di Sosa, Lavezzi tiene in area di rigore, Bonera non arriva, Lavezzi e la chiusura di Calazze. Il Napoli insiste però ancora con Lavezzi, subito pericoloso, cerca il traversone, ha ribattuto ancora Bonera, mentre Calazze si è arrabbiato molto con i suoi compagni perché quando è riuscito Bonera ad allontanare il pallone nessuno in realtà è andato a cercarlo, quando lui è riuscito ad allontanare il pallone nessuno è andato a cercarlo, allora Lavezzi ha avuto una seconda chance. Qui Kakà, Seedorf, una bella partita, ancora il suggerimento per Kakà. Pirlo, spazio interno per lui, movimento di Ronaldo e di Pato, Ronaldo per Pato, 1-2, Ronaldo ha cercato, non trovato, Pirlo, limite dell'area, Pirlo ancora, vorrebbe il tiro, non lo trova, Ronaldo, Jezzo, traversa clamorosa, che è successo? Pato, 1-0, ha dato gol, o Pato o Ronaldo? Tu hai capito bene cosa è successo? Secondo me Pato l'ha toccato e l'ha quasi portato alla porta. Esatto. Il gol è di Ronaldo sicuramente, perché Pato forse l'ha tolta dalla porta. Comunque abbiamo visto come è cambiato il Milan con questi due interpreti davanti. Riesce sempre a giocare palla a terra nei fraseggi molto stretti, però Pirlo ha inventato ancora un passaggio delizioso. Ronaldo, Pato traversa, però Pato era dentro la porta secondo il guardaline. L'ho visto bene sulla traversa, ma non lo so Fabio. Ah sì. Tutto? Allora, salva Kupi col piede, Salva Kupi col piede. Guardalì era posizionato sembra... bene, Sì, ma da qua non sembra si... tutta dentro, però, perché noi ne vediamo solo un pezzo di pallone. No, difatti no, anch'io ho dei dubbi, ecco. Sarebbe stato un grande salvataggio di Kupi, che è riuscito, veramente non riesco a capire fisicamente come sia possibile, a rinviare rovesciata e a colpire la traversa. Intanto un buco di Bonera, palla per Sosa, liscio anche suo, poi ancora Lavezzi, c'è fuori gioco, calcio di punizione per il Milan. Bella partita in questi primi 16 minuti, qualche dubbio sul gol che comunque è di Ronaldo, perché se il pallone non è entrato dopo il tocco di Ronaldo non è più entrato, perché Kupi l'ha tolto dalla porta, poi c'è stato il colpo di testa di Pato e in qualche modo la palla è andata sulla traversa. Sì, ma lì bisogna vedere quando col piede Kupi è andato a bisognerebbe fermare proprio l'immagine. Allora, da quell'immagine sembra che il pallone non superi il palo rispetto al nostro punto di osservazione. Il palo vale la linea e di conseguenza il pallone, per essere entrato, deve aver varcato completamente la linea. Però va anche detto che la nostra camera non è perfettamente in asse rispetto al palo e quindi sulla prospettiva ci possono essere quei centimetri di differenza. Vediamo poi se con qualche altro replay magari riusciamo a capire. Non facile, ecco, anche la decisione che ha preso il collaboratore dell'arbitro, insomma, era posizionato bene, ma capire che la palla, insomma, era entrata tutta, molto difficile. Ha avuto un attimo di indecisione, perché io l'ho guardato subito, anche perché dopo la traversa i milanisti esultavano, i giocatori del Napoli no, il guardaline era fermo e poi è stato proprio il guardaline ad andare con la bandierina verso il centrocampo e allora lì Rosetti ha concesso il calcio di rigore, anche perché solo il guardaline lo poteva aiutare in quella circostanza. Ancora Kakà in area di rigore, in mezzo a due, chiuso, c'è calcio d'angolo per il Milan.
Intanto Fabio, visto che Favalli aveva accelerato il riscaldamento, infatti sta parlando, mi sembra, con un collaboratore. Sì, Maldini non sta bene. Andiamo dopo il calcio d'angolo da Alessandro Acciato per capire qual è il problema. Calcio d'angolo intanto per Pirlo. Ha compiuto un prodigio qui lì. Bravissimo. Sai che poi gli ho detto, ma Ripato va col corpo, la protegge e la fa entrare. Invece c'è nato con la testa e Cupi con... è stato molto bravo ad andare a prendere quella palla. C'è un buco nella rete. E Pato che lo rimette a posto. Ma è saltato proprio un gancio. Manca un gancio lì sopra, quindi bisognerà intervenire con... Vedete che sono saltati due ganci. Cosa curiosa, perché è proprio lì che il pallone tra l'altro ha toccato la traversa. Rivediamo il gol. Allora, l'1-2. Poi Ronaldo che rientra da fuori gioco, è in posizione regolare perché è tenuto da Domizzi. Qui è in fuori gioco Pato, però attenzione. Quindi sulla respinta Pato va e comunque da qui sembra gol. Da qui no, però comunque era fuori gioco di Pato. Perché Pato va sul pallone e la deviazione del portiere non lo rimette in gioco. Esatto, perché quindi lui va sul pallone, va a ostacolare l'intervento di Cupi. Fuori gioco. Se la posizione irregolare al momento del tiro di Ronaldo rende impossibile il suo intervento sul pallone anche dopo la giocata del portiere, perché respinta del portiere, respinta del palo non fa iniziare una seconda azione. Comunque gol da attribuire a Ronaldo. Rivediamo da qui anche, almeno per capire se il pallone è entrato, vediamo. Da qui è forse l'inquadratura dove si vede meno. Allora, dall'alto mi sembrava gol, dal basso non mi sembrava gol, però la posizione di Pato era di fuori. Così, no? D'accordo. Da qui sembra gol, però, Fabio. Sì, no, da qui no, perché non vediamo un pezzo di pallone. Tu devi considerare che la palla deve varcare tutta la linea. Non lo so, guarda il palo, non so, sembra che sia di là, però... Se qui bisognerebbe tracciare una linea da dove ipoteticamente finisce il pallone per vedere se in teoria pizzica la linea. In teoria tu il pallone lo dovresti vedere tutto oltre il palo, perché il palo è in corrispondenza della linea. Però le telecamere? Però le telecamere non sono in linea, quindi ci possono regalare quei centimetri. Quindi diciamo che la sensazione dall'alto è che sia gol, la sensazione dal basso è dubbia. C'è quella fuorigioco di Pato che va alla conclusione da lontano con il destro. Insiste ancora Seedorf. Uno contro uno di Seedorf. Pirlo. Arriva il traversone di Pirlo, secondo palo. Ronaldo fa la sponda, ma non trova nessuno all'interno dell'area di rigore per la deviazione decisiva. Comunque il Milan, quando gioca con due punte, vedi che anche dentro l'area di rigore riesce a dividerla meglio, arriva con più giocatori. Anche su questo cross di Pirlo sul secondo palo c'era una volta ancora posizionato molto bene Ronaldo, che ha tentato di giocare di sponda per Pato, che era posizionato sul primo. E dunque la prima notizia comunque è il ritorno al gol di Ronaldo, e non è una notizia poco importante per il Milan. Kakà. Il pallone è gestito da Gargano. Lavezzi, Gargano, Savini, cross a cercare Hamsik che si è inserito con il tempo giusto, poi un fallo di mano di Walter Gargano, calcio di punizione dunque per il Milan. Calazze, Seedorf. Calazze. Pirlo. Ambrosini. Il tocco su Ambrosini, cioè calcio di punizione, ecco l'intervento su di lui di Lavezzi, secondo l'arbitro falloso. Poi Ronaldo cerca un corridoio interno, non lo trova. Sosa, Hamsik, Garix cerca la profondità, Nesta, Lavezzi, Gargano, posizione giudicata regolare, Dida evita il calcio d'angolo. Sì, perché sul colpo in testa all'indietro di Bonera la palla ha toccato sul terreno viscido, ha preso velocità, è stato molto attento Dida. Ma abbiamo visto
le difficoltà che ha il Milan in fase difensiva. Io dico, ripeto ancora una volta, se la linea di difesa riesce a reggere, insomma, puoi anche tenere, insomma, questo tipo di schieramento, se no può andare spesso in sofferenza. Kakà, giocata, prova a entrare Ronaldo, grande chiusura di Domizzi. Nesta. Beh, certo, da come l'avevamo lasciato, un altro ritmo il Milan, eh? Pirlo, Maldini, Pato, tocca male stavolta, la rimessa laterale per il Napoli. Maldini, Pirlo, Bonera, Nesta, tocco in profondità di Savini per Lavezzi, prova a controllare, va via bene a Nesta, accelera Lavezzi, ritorno su di lui di Bonera, non c'è fallo, palla all'indietro per Dida. Reia si arrabbia un po', tra poco da Stefano De Grandis. Maldini, Pato, va in accelerazione su Cupi, vi ho detto della velocità di Cupi, non controlla bene con il sinistro Pato, rimessa laterale per il Napoli. Comunque buono il movimento, la preparazione, finta di andare in profondità, è venuto incontro e con l'esterno destro se l'era portata via molto bene sul primo tocco, sul secondo che doveva andare via in velocità non ha controllato bene. Sosa per Lavezzi, si gira Lavezzi, tocca il pallone ma anche l'avversario Ambrosini, calcio di punizione per il Napoli. Aveva preso sicuramente il pallone, poi con la gamba sinistra Ambrosini ha toccato Lavezzi. Cambia tutto Gargano. Savini per l'inserimento centrale di Bogliasino, arriva al traversone, Nesta mette fuori. Kakà, possibilità di contropiede anche se sono già in sei quelli del Napoli a chiudere. Kakà cerca proprio Pato, controllo di Pato. Fuori ancora per Kakà. Ambrosini, Pirlo, Maldini, Seedorf, Pirlo, colpo di testa a liberare di Garrix, poi c'è l'intervento di Maldini, calcio di punizione per fallo su Hamsik. Alessandro accende la bordo campo. Alessandro, nel frattempo continua a scaldarsi i Favalli perché Maldini appena dopo il gol di Ronaldo si è avvicinato a Carlo Ancelotti e gli ha detto che non sta bene, ha detto provo ancora a giocare qualche minuto ma insomma non sto bene, l'ha ripetuto due volte a Carlo Ancelotti. Stefano De Grandis vicino a Reia. Stefano, proprio per il fatto che Maldini sta spingendo molto, Garrix spesso deve accentrarsi su Seedorf, anche perché Seedorf si pone alle spalle di Hamsik che dà fastidio sicuramente alla fase di copertura del Napoli, quindi Reia è attento soprattutto ai movimenti di Seedorf. Interviene Pirlo in copertura e la rimessa laterale proprio per il Napoli, con le mani va Domizzi. Lavezzi cerca l'anticipo Nesta, poi il pallone è ancora buono per Lavezzi che prova a partire in velocità, Nesta ancora recupera su di lui con grande presenza fisica. Ambrosini con il petto, Bonera, Kakà, chiuso, Hamsik, scivola, trova però il passo giusto, Hamsik ancora, Hamsik allarga bene per Sosa, vuole palla di ritorno, Sosa per Lavezzi, ha calibrato male il traversone Sosa, era più facile forse dare in verticale ad Hamsik, poi un pallone interno ancora per l'inserimento possibile di Bogliasino, arriva la chiusura di Dida. Sì, però l'idea era giusta, movimento di Hamsik dove attrae tutta la difesa e largo era tutto solo, ecco, bastava colpire bene quella palla e si sarebbe trovato solo davanti a Dida. Calcio di punizione per il Napoli, è rientrato evidentemente da fuori gioco Ronaldo, forse ha controllato con un braccio, inquadrato comunque Carlo Ancelotti. Il rinvio di Cupi, Sosa di testa, Calazze di petto, Seedorf, Kakà in profondità per Pato, la chiusura acrobatica di Cannavaro. Gargano, Seedorf tocca con la punta, Kakà, Seedorf, si gira Seedorf, c'è ancora Kakà, si libera Kakà in area di rigore, ancora Kakà cerca il giro, non lo trova, Ronaldo in controtempo sul triplo rimpallo. Ancora Ronaldo, morbido voleva Ambrosini, Hamsik, Gargano a Hamsik, buonissimo ancora il suo pallone interno, buono l'anticipo di Calazza, riparte però Bogliasino per il Napoli, è una bellissima partita, molto veloce. Bogliasino cambia tutto per Lavezzi in area di rigore, si coordina per il destro al centro e il Pampa 1-1, splendido contropiede del Napoli, splendido Lavezzi al volo al centro di destro. Ha fatto tutto molto bene, quello che deve fare il Napoli, coraggio nel ribaltare l'azione perché il Milan viene, attacca con tanti uomini,
se andiamo a rivedere, Ronaldo ha perso lui palla, è andato a recuperare, era dentro l'area di rigore, ma non ha fatto tempo anche lui insieme ai suoi compagni a intervenire su questo splendido contropiede fatto dal Napoli. Che bella partita, ragazzi! Lavezzi verso il centro e il Pampa Sosa con l'esterno, 1-1. Lavezzi si è coordinato benissimo per mettere giù questo pallone che arrivava da dietro e da lontano, non era facile, eh? No, no, tutto fatto molto bene. Poi il Napoli, secondo me, i giocatori, soprattutto a centrocampo, può soffrire centralmente come abbiamo visto, perché Kakà ha avuto tanto spazio, ma Amsic, Bogliasino è gente che va a attaccare gli spazi, e ripeto, quindi si possono creare delle situazioni importanti, soprattutto sugli esterni, se la velocità di Lavezzi può essere servita, perché lui si sta facendo vedere molto, fino adesso ha controllato abbastanza bene, ma appena lo lasci libero, insomma, ti può creare quello che ha fatto prima. Scende ancora la media realizzativa del Pampa Sosa. Praticamente ogni 65 minuti un gol. Kupi, Hamsik, attaccato da Sedov, Garix, Kaladze, Kaká, Sedov, e riparte il Milan. Ci sono grandi spazi, le squadre sono un po' lunghe. Pato, chiuso da Kupi, rimessa laterale, un po' lunghe rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Italia. Ma su gol che ha preso il Milan, c'è stato un anticipo non fatto benissimo oltre la propria metà campo da parte di Kaladze, e da lì, insomma, ha lasciato anche un buco lui, non ha fatto in tempo a recuperare. Sai, in certe situazioni, quando sei in inferiorità numerica, è meglio indietreggiare ed aspettare piuttosto che ad andare in anticipo come ha fatto lui. Ambrosini dopo il tocco di Nesta prova ad allargare per Maldini, che ricomincia da capo. Kaladze, Ambrosini, Maldini, Kakà, Pato prova a passare con la punta, ha fatto una buona giocata, Cannavaro ha chiuso con l'aiuto di Garix, prova a ripartire Bogliasino, Savini, cambia tutto ancora per il Pampa Sosa. Kaladze non aveva mai segnato, il Pampa aveva dichiarato voglio fare il primo gol al Milan, e ci è riuscito dopo neanche mezz'ora. Bogliasino cerca ancora il traversone per Sosa, posizione regolare di Pampa Sosa, poi centrale per Lavezzi, è arrivato l'anticipo di Pirlo, si è un po' addormentato sul pallone Lavezzi. Kakà ancora per Pirlo, ribalta l'azione il Milan, il suggerimento è per Ronaldo, di prima ancora per Pirlo, Pirlo fa passare per Kakà, lascia per Sedorf, va a cercare spazio a sinistra, Sedorf centrale, pallone per Ronaldo, dentro Pato, posizione regolare, Iezzo, poi Ronaldo, dentro ancora, Iezzo, Clare! Sedorf 2-1, due volte strepitoso Iezzo su Pato. Che partita stiamo vedendo, Fabio? Bellissima, bellissima. Perché il Milan gioca in una maniera con i tre davanti, con questa palla terra, fanno sempre finta di calciare, invece sempre questa imbucata dentro per l'uomo libero davanti al portiere. Iezzo straordinario, bravissimo, due interventi su Pato. Su Pato arriva Sedorf da dietro e la mette dentro. Bella partita. Mamma mia come mi diverto. 31 minuti di una splendida partita. Guardate qui, Pato posizione regolare, fa male la linea Kupi, entra Iezzo strepitoso, arriva Ronaldo, dentro ancora per Pato, Iezzo ancora strepitoso, e poi su Sedorf non può veramente nulla. Ma come nell'occasione del primo gol, là era stato Pirlo, qui ancora Ronaldo, due volte finta di calciare, tutte e due le volte serve il proprio compagno, e tutte e due le volte strepitoso Iezzo. Sulla prima ha calciato bene Pato, sulla seconda no, non bene. Te lo stavo per dire, sulla seconda aveva tutto il resto della porta libera. Non la colpisce bene col sinistro. Voleva incrociare, ma Iezzo è andato a chiudere con le gambe. Beh, adesso aspettiamo ancora la risposta del Napoli, che anche il Napoli ha giocato 32 minuti bellissimi. No, bene, perché il Napoli non rinuncia, insomma, anche la squadra che ha messo in campo Real, le due punte, i due centrocampisti come Hamsik e Bogliasino, che sono bravi ad andare a far gol e a far male con i tempi di inserimento della giocata importanti, e due esterni, soprattutto Garix, che è uno che spinge. Hamsik dentro ancora per Garix, va in copertura Sedor, prova a far passare il pallone per Maldini. C'è fallo, calcio di punizione per il Milan, non ha applicato il vantaggio perché il Milan doveva ripartire da dietro, cosa che fa adesso con Pirlo. Cerca ancora la profondità per Ronaldo, che non può arrivare sul pallone, palla troppo lunga e rimessa laterale per il Napoli. Movimenti ancora importanti Ronaldo, perché qui finta e controfinta per attaccare la profondità, ma con Kupi non riesci, se non sei più che preciso il lancio, e poi insomma non mi sembra che Ronaldo abbia ancora i 30 e 40 metri.
La rimessa laterale di Cupi. Sosa protegge il pallone, ferma il pallone con le mani, ma l'arbitro fischia calcio di punizione per il Napoli, perché Rosetti non aveva il fischietto alla bocca e quindi non ha fatto in tempo a interrompere il gioco, mentre la sua intenzione era quella, e quindi ha giudicato poi successiva la sua decisione di calcio di punizione e fallo di mano di Sosa. Maldini, Pirlo, Ambrosini, Bonera, Ambrosini, Pirlo non controlla, Hamsik deciso su Seedorf, ma è gioco pericoloso, calcio di punizione, ha alzato il piede a martello Marek Hamsik e poi tocca Seedorf. Gioco pericoloso, infatti il gioco è ripreso con un calcio di punizione indiretto. Pirlo, Nesta, Kakà lotta con Gargano che gli porta via il pallone, poi Sosa con fallo di Ambrosini, calcio di punizione per il Napoli. Tanta gente sta scivolando, Fabio, eh? Abbiamo visto anche all'inizio anche Pato un paio di volte. Hamsik anticipato da Maldini, Hamsik lo tocca, Maldini si lamenta un po', poi Pato di forza su Gargano, Pato prova a ripartire centralmente, Gargano li segue, scarico su Seedorf, uno contro uno di Seedorf, vuole Cupi in area di rigore, Seedorf ancora per Pato che incrocia, Pato sinistro, Iezzo! Eh no, combinano bene, poi la gente di talento è impressionante. La diversità che quando giocano magari con Inzaghi e Girardino, che hanno altre caratteristiche, quindi quando la palla arriva sui piedi questi non la sbagliano mai. Seedorf, Pato, controllo quasi di tacco e poi boom, sinistro sul primo palo, ancora bravissimo Iezzo. Calcio d'angolo per il Milan. Va Seedorf. Scambio con Pato. Con lungo il pallone di ritorno. Mi pare che Pato, a giudicare dai cori, abbia già scaldato il cuore dei suoi tifosi. Seedorf. Pato. Traversone toccato e messo fuori. Cupi. Tocca Pato, rimessa laterale per il Napoli. Proprio Cupi con le mani. Maldini in proiezione offensiva, Pato, sombrero, cross, Ronaldo, che stop, poi cerca la giocata. Va bene, tutto, dai. Savini. Ma il controllo di Ronaldo, Domizio, sulla palla, una cosa impressionante. Alta, forte, l'ha tenuta lì. Dall'altra parte anche Lavezzi ci ha fatto vedere già delle cose, il tocco di Calazze. Poi Bogliasino per Savini che cambia tutto, ha visto bene Garix che si infila splendidamente, arriva Dida. E già riparte Seedorf, deve inseguirlo Hamsik. Prova a partire Seedorf, non c'è un attimo di tregua, è un primo tempo bellissimo. Il taglio interno di Ronny in area di rigore, si gira Ronaldo ancora. Fuori per Kakà, Kakà cambia tutto, Ambrosini la mette giù per Pato, Pato ancora in area, vuole girarsi, non ce la fa. Poi allora Savini, no, ma anzi Bogliasino deve calciare in porta da lì. Ambrosini ha voluto appoggiare a Pato, ma era arrivato bene con i tempi sul secondo palo, deve tirare. Maldini, Calazze, Nesta, Ambrosini, Bonera, Pato anticipato da un grande intervento di Domizzi, prova a ripartire il Napoli in velocità, incrocia Lavezzi, la posizione Domizzi l'ha visto, palla in verticale per lui, duello in velocità con Calazze, arriva prima Lavezzi, contatto, calcio di rigore per il Napoli, è il quinto rigore conquistato da Lavezzi in stagione, anticipo su Calazze che lo tocca, calcio di rigore per il Napoli. Un po' ingenuo, in diretta anche a me è sembrato calcio di rigore, adesso sicuramente lo rivedremo, questa palla in profondità. Prima voleva Galazzi ha stretto la mano a Rosetti, quindi mi sembra che più di così. Prima voleva metterlo in fuorigioco, poi visto che i tempi della giocata erano giusti ha dovuto inseguirlo fino alla fine, a quel punto non devi mai intervenire, era in ritardo, lo devi accompagnare fin sul fondo. Poi si è fatto male cadendo alla spalla Lavezzi, il calcio di rigore è affidato a Domizzi come al solito, anticipo e contatto. Sì, lo va a prendere anche per la maglia. Calcio di rigore per il Napoli. Poi ti ripeto, Calazzi andando via ha stretto la mano a Rosetti dopo la concessione del calcio di rigore. Questo è un altro replay, non è un contatto fortissimo, però lo Lavezzi lascia lì anche un po' la gamba.
Sì, credo più con il braccio. Insomma, dall'ultimo replay sembrava meno netto. Comunque. Maurizio Domizzi, 2-2. Se tutta la partita è così, pago anch'io il biglietto. Comunque, ancora una volta. L'ultimo l'ha sbagliato, se non mi sbaglio, Domizzi, il calcio di rigore. Sì. Invece qui è andato sul dischetto, freddo, insomma, aspettato il movimento, poi l'ha piazzata molto bene, bravo. A 2 tra Milan e Napoli, primo tempo stellare. Ronaldo all'indietro per Sedor. Maldini, Calazze, Lavezzi è stato curato, adesso può rientrare in campo. Ambrosini. Ancora un problema alla spalla, però sembra, da come si tocca. Poi andremo da Stefano De Grandis. Maldini, servito da Pirlo. Maldini taglia dentro, ancora Maldini, c'è il taglio di Kakà che prova ad accelerare, stirata di Cannavaro. Calcio d'angolo per il Milan. 37 minuti 2-2, anzi 39 minuti quasi, 2-2. Calcio d'angolo di Sedorf, Jezzo con i pugni. Si aggiusta irregolarmente Pirlo che allarga il braccio, calcio di punizione per il Napoli. E giallo per Andrea Pirlo. Sosa vorrebbe addirittura l'espulsione, qui è meglio precisare che l'espulsione è solo in caso di gomitata volontaria. E poi c'è una discriminante che ha sottolineato Collina, che è il pugno chiuso o la mano aperta. No, ma qui... perché con il pugno chiuso tu ovviamente dai più forza al colpo. Non era un fallo da munizione, la munizione l'ha presa per protesta Pirlo, perché lui ha visto che arrivava Gargano, ha allargato il braccio per prendere posizione e per andare in controllo e... Dici poi per protesta, quindi? Sì, sì, secondo me non l'ha ammonito per il fallo che ha fatto, perché dopo ha protestato. Giallo dunque per Pirlo. È pronto a battere Cupi. Pirlo era diffidato, dunque salterà la prossima partita del Milan. Stacca Sosa. Lavezzi con il petto, ma anche con un braccio. Calcio di punizione. Lavezzi dice che l'ha preso solo con il petto. Maldini. La profondità per Sedorf, colpo di testa di Garrix. Amsic, si gira, Amsic, punta dentro il pallone per Lavezzi, colpo di testa a liberare di Nesta. La prima volta quest'anno a San Siro che il Milan incassa e segna più di un gol. Maldini, Calazze, in campionato ovviamente. Cerca la profondità, vuole Pato, colpo di testa di Domizzi, arriva subito Ronaldo, c'è Kakà che va dentro, Ronaldo tiene palla sull'attacco, poi Kakà ancora 1-2 stretto. È intervenuto e ha fermato tutto Gargano. Garrix. Palla in fallo laterale. E allora Stefano De Grandis da bordocampo. Stefano. Si sta sgolando praticamente Reia, perché ovviamente non sa come prendere quei tre davanti. Tra l'altro Gargano, che dovrebbe essere arretrato e stare attento a Kakà, è più piccolo fisicamente. E ovviamente gli manca un po' un incontrista. Sta cercando adesso di arginare soprattutto Sedorf, ma insomma... ha chiesto ai suoi giocatori di essere più aggressivi, perché quando giocano l'1-2 i giocatori del Milan vanno un po' in difficoltà. Ambrosini, Nesta, Ambrosini, Pato, Sedorf, Maldini. Cerca il traversone, mette fuori di testa Cannavaro. Poi prova ad andare in contropiede Lavezzi. Buona la protezione del pallone su Calazze, ma poi scivola. Calazze all'indietro per Nesta, attaccato da Sosa. Se la cava servendo ancora Maldini. Di testa dentro Maldini per Sedorf, che prolunga ancora per Kakà. La chiusura di Paolo Cannavaro. Calazze. Nesta. Ambrosini. Sedorf. Chiama Maldini, che però non aveva seguito questa volta, anche perché non poteva scoprire troppo il Milan. Gargano.
Savini, chiede palla in mezzo Bugliasini, servito il tacco ancora, pallone ribattuto però rimessa laterale comunque per il Napoli. Gargano prova a cambiare tutto ancora per Garix, la mette giù benissimo Garix, prova ad alzarla ma Sosa ha aggredito il primo palo, mette fuori Nesta, insiste ancora il Napoli però. Altra palla morbida per Lavezzi, Nesta in qualche modo, Seedorf vuole ripartire il Milan, prova a portare palla Seedorf, se l'allunga un pochino, poi però riesce a servire Kakà, uno contro uno su Garix che lo aspetta, lo sfida Kakà in velocità, c'è a destra aperto Bonera, visto da Kakà che lo chiama in avanti, prova ad accelerare Bonera, dentro Ronaldo e Pato si dividono l'area, il suggerimento è per Pato, il tocco per Seedorf, dentro di prima, poi è intervenuto ed è riuscito a toccare il pallone Garix ancora che aveva dato una mano alla difesa, e ricomincia il Napoli con Lavezzi attaccato alto, Lavezzi riesce a girare benissimo, il Napoli può distendersi ancora in verticale, il suggerimento per Garix, lo aveva cercato Bogliasino, va Hamsik, grande corsa con Maldini che è costretto a mettercela tutta per mettere in fallo laterale, ancora Hamsik con le mani all'indietro, si fa vedere ancora Garix, Hamsik, Garix, tocco di Maldini, Garix cerca il rientro su Ambrosini che capisce, lo chiude, poi lo spinge, calcio di punizione per il Napoli, era un po' chiuso il giocatore del Napoli, poteva evitare forse questo fallo Ambrosini, doveva evitarlo assolutamente, era posizionato perfettamente lì, doveva rallentare la propria corsa e non commettere questo fallo pericoloso, perché non ricordiamoci che il Napoli ha grandi saltatori, invece il Milan non eccelle in questo fondamentale. Sosa, Domizzi e Paolo Cannavaro dentro l'area di rigore, attenzione anche alla capacità di inserimento di Bogliasino, solo Pato fuori dall'area del Milan, cercato il secondo palo, non granché questo calcio di punizione, insegue la palla Bogliasino ma c'è semplice rimessa laterale per il Milan. Abbiamo visto che il Milan deve chiedere anche a Ronaldo in queste situazioni di palla da fermo di tornare dentro l'area di rigore e marcare. E adesso viene incontro Ronaldo, palla calciata su Kakà, prende il tempo Cannavaro, la tocca di testa ma c'è Pirlo, ricomincia da Maldini, Pirlo, saranno due minuti di recupero concessi, prova ad andare Pirlo, chiuso, poi Garix in anticipo su Pato, Bogliasino, buono il suo lavoro a centrocampo, ancora Bogliasino, prova a tagliare tutto per Lavezzi, colpo di testa per Hamsik che arrivava, Lavezzi, Hamsik, Nesta, fallo di Hamsik, Lavezzi, calcio di punizione per il Milan, già battuto, Lavezzi chiede perché, erano in due che hanno spinto Nesta, il pallone per Clarence Seedorf, Maldini in verticale, il pallone per Kakà, Cupi su di lui con un fallo, calcio di punizione per il Milan, inquadrato dalla telecamera di Aurelio Sori in regia, Cupi si lamenta con il direttore di gara. Sì, però buono il movimento di Kakà, quando le due punte sono abbastanza vicine allora c'è bisogno che uno vada a prendere l'esterno, qui Kakà ha fatto questo taglio lunghissimo e Cupi, come abbiamo detto prima di Ambrosini, doveva stare più attento. È pronto a battere Andrea Pirlo, anche Calazzi in area di rigore con Maldini, Ambrosini, Pato, Ronaldo, grandissimo mucchio, secondo palo, prova ad arrivare Ronaldo che aspettava lì, c'è rimessa dal fondo, il pallone è stato toccato dopo che era uscito. Forse non ha visto un fallo Fabio, no, il guardalino ha segnalato rimessa dal fondo, secondo me ha fischiato un fallo a sì, a Ronaldo, a Ronaldo sì. Eh sì, perché sennò era calcio un angolo per forza, calcio di punizione dunque per Iezzo. Sosa la spizza, Lavezzi, Sosa utilissimo con queste spizzate a centrocampo, pallone per Garix, Lavezzi arriva al traversone, vola Calazze, Savini, Bogliasino per Savini, non c'è fallo su Savini, rimessa da fondo per il Milan. Il Milan in pratica difende sempre con 7 giocatori, perché 3 giocatori d'attacco difficilmente ti danno una mano, parlo di Pato, di Ronaldo e dello stesso Kakà. Dida vorrebbe il rinvio lungo, non è molto convinto, poi alla fine va profondo ma l'arbitro dice che può bastare, manda tutti a prendere un tè caldo. Splendido primo tempo, 2-2 tra Milan e Napoli, Supersport.
Bentornati in diretta da San Siro, 2-2 alla fine del primo tempo, entra Favalli e Scemaldini che aveva dei problemi accusati all'inizio del primo tempo. Attenzione, andiamo frame by frame, perché secondo me c'è, eccolo qua. Allora, su questo frame qua, guardate il prossimo frame ancora, eccolo. Allora, guardate qui la prospettiva, non sul primo palo, ma sul secondo palo. Il frame è un 24esimo di secondo, eh. Allora, sul secondo palo, se voi vedete, c'è l'ultimo quadrato della porta sul palo lontano rispetto al vostro punto di vista, che è visibile. Quindi, se girate la prospettiva, è molto probabile che il pallone sia in linea con il secondo quadrato della porta appoggiato sul palo, non con il primo, e quindi, per una ragione aritmetica, non può toccare la linea di porta. Quindi con quel frame forse siamo riusciti a stabilire che almeno il pallone era dentro. Poi c'è il discorso del fuorigioco di Pato, perché Pato interviene sul pallone, e quindi un giocatore, per essere in posizione attiva, basta che vada sul pallone verso che va verso di lui e che lo raggiunge, perché lui va a colpire di testa. È arrivato qui Enrico Sacchi, che salutiamo. E quindi mi pare che con quell'ultima perfetta inquadratura di Aurelio, guardate che è difficile fermare un 24esimo di secondo, eh? È molto difficile. Con quell'ultima inquadratura mi sembra di poter dirimere almeno i dubbi sul pallone dentro o meno, giusto? D'accordo, secondo me il pallone è entrato, questo avevamo anche, sì, la nostra discussione durante la telecronaca. Sul calcio di rigore l'ho rivisto bene prima quando lo stavano commentando Ciro Ferrara e Zvone Boban, anche lì secondo me non è calcio di rigore, Fabio, perché Lavezzi, sì, Calazze è un po' ingenuo perché va e arriva troppo veloce, ma Lavezzi mi sembra la gamba destra la lascia lì molto tesa e si lascia cadere. Tanto mi arrivano delle notizie anche dalla nostra grafica che ha la parte da un matematico, diciamo che noi abbiamo anche il campo diviso tipo carta geografica, quindi in modo aritmetico è diviso il campo, tanto per non farvela troppo lunga e per farvi capire. E allora sui calcoli matematici che si può fare attraverso il computer che filtra l'immagine, in base al diametro della palla eccetera, il pallone è entrato, quindi abbiamo un supporto tecnologico, diciamo così. Bene, siamo riusciti a dirimere. Ambrosini per Seedorf, cerca il traversone, Ronaldo! 3-2, doppietta di Ronaldo, ritorno in campo. Sì, però Domizzi non può stare lì, cioè la difesa del Napoli, Fabio, non può stare così bassa, passiva dentro l'area di rigore, accettare un uno contro uno da Seedorf e stare dentro lì. Allora, sai, per l'attaccante è troppo più facile perché ha troppo tempo, vedi quanto tempo gli dà, che nessuno lo va a attaccare, a quel punto per il difensore diventa molto difficile, ma deve cercare di stare più in alto, in linea con gli altri compagni, salire. Bravo comunque, eh sì. Ronaldo, bravo. Qui lo tiene in gioco lui, diciamo. Eh sì. Poi sei uno contro uno, è più facile fare fuori gioco quando sei con solo una punta. 3-2 e la partita ricomincia bella come era finita nel primo tempo, spettacolarmente bene. Io non so Pato, ma io dico che Ronaldo, insomma, rientra lui e fa subito gol. Ne fa due. Due. Tanto perché ho voluto dire a tutti, guardate che non gioco da un po', ma non è che ho perso l'abitudine. È vero, incredibile. Che fenomeno. Gargano. E vediamo come rispondono Lavezzi e Sosa dall'altra parte. Intanto c'è Kakà, tunnel! Va via Kakà, prova ad accelerare, c'è Pato largo, c'è anche Ronaldo largo, eccolo servito, uno contro uno di Ronaldo, arriva dentro Seedorf, dentro ancora per Kakà, all'interno dell'area di rigore, non perfetto il primo controllo, prova a ripartire ancora il Napoli, si gira in mezzo a due Bogliasino, bella la sua giocata, protegge ancora bene il pallone Bogliasino, poi Savini, cambia tutto, Garix sfrutta lo spazio, Hanzik. Garix non è andato sul pallone di ritorno. Sarebbe bello vedere l'immagine del centrocampo, vedere i quattro giocatori del Milan, parlo di Seedorf, di Kakà, di Ronaldo e Pato, tutti fermi, intanto noi rivediamo il gol. La difficoltà, insomma, che ha il Milan in fase di non possesso. Sembra un po' il quadrilatero del Brasile, eh? Due Kakà, Seedorf, due le due punte. Giocava così il Brasile ai mondiali. Stefano De Grandis da Bordocampo. Stefano. Nell'occasione del gol devo dire che Reja non è stato analitico come Beppe, se l'è presa direttamente con la difesa Reja di aver lasciato solo Ronaldo, anche se devo dire che per tutto il primo tempo la posizione di Seedorf aveva dato fastidio a Reja e aveva cercato contromossa. Seedorf, Pirlo, Favalli, Seedorf,
Ronaldo, Amsic, centrale il suggerimento, fa fatica Savini, riesce però a toccare il pallone, ma è arrivato anche Bonera. Ronaldo in attesa di Pato, per adesso il fenomeno ancora lui, Favalli, Pato. Poi ha fatto anche due rientri al centrocampo, anche questa palla che è andato a prendere, si era posizionato, era andato ad occupare uno spazio nella propria metà campo e lì poi l'ha gestita molto bene. Favalli aggredisce a sinistra, va dentro Kakà, Seedorf ancora per Favalli, Favalli fa girare per Pirlo, manca l'appoggio a destra, arriva adesso con Bonera. Nesta, Bonera, cerca Pato che era in fuorigioco, lascia andare Rosetti per il vantaggio, esce Cannavaro, prova a salire ancora Cannavaro, Bugliasino rientra, interno lo spazio buono, Amsic con la chiusura di Nesta con grande scelta di tempo, Seedorf, Kakà, Ronaldo, Seedorf, Pato, Ambrosini, Seedorf, Bonera, Ambrosini, prova a rallentare un pochino adesso il Milan, Seedorf, Pato, Kakà, allargo Bonera, Kakà, Ambrosini, Favalli, Pirlo, Kakà, Pirlo, Kakà, Ronaldo, limite, Kakà, attacco, è uscito bene Donizzi che poi subisce fallo, calcio di punizione per il Napoli. Il Napoli deve stare attento soprattutto centralmente con queste combinazioni che fanno i tre giocatori d'attacco, sempre palla al piede, fanno quasi sempre finta di calciare e poi si cercano, e lì centralmente Napoli deve difendere meglio. Amsic all'indietro, Bogliasino dopo tocco di Gargano, si libera Bogliasino, prova il destro Garix, Dida in calcio d'angolo. Stefano De Grandis da Bordocampo. Stefano, sì, la raccomandazione di Reia è di non rinculare troppo quando attacca il Milan, di dare questo spazio soprattutto ai due laterali che sono due difensori e fanno a finire che difendono a 5, e anche centralmente non dare la possibilità al Milan di arrivare ai 16 metri. Calcio d'angolo dunque per il Napoli con Sosa che è salito insieme a Domizzi come al solito. C'è anche Cannavaro che taglia sul primo palo, il pallone invece arriva sul secondo. Tentava Lavezzi ma non può raggiungere il pallone che Savini gira, Pato l'ha tenuto in campo. A ultimo uomo resta Cupi. Gargano, prova a rispondere subito il Napoli. In verticale il suggerimento per la chiusura di Favalli. Lavezzi, sinistro di Lavezzi, prezioso ancora. Sempre Lavezzi, cerca un pallonetto difficile, palla sul fondo. Comunque le parole di Stefano che ci riportava insomma il pensiero di Rea è importante soprattutto in una difesa a tre, i due esterni, parlo di Garix e Savini, l'atteggiamento loro, perché se ti abbassi troppo effettivamente dopo concedi anche il centrocampo in mano all'avversario, quindi l'atteggiamento dei due esterni deve essere sempre propositivo, sempre abbastanza alto, la difesa a tre se la deve in alcuni casi anche cavare da sola. Seedorf, Ronaldo, Napoli prova a salire ancora, Bogliasino che insiste spesso a sinistra mentre Savini resta un po' più bloccato, eccolo qui, ricomincia da Gargano attaccato da Seedorf, Cannavaro un po' in controtempo, ci occupi largo però Cannavaro cerca direttamente Garix aperto a destra, traversone di Garix che cercava Sosa, Nesta, Amsic un altro grande controllo, Pirlo però lo disturba, Ambrosini esce bene, Seedorf, riparte Kakà, prova ad accelerare Kakà, lo insegue sempre Gargano, Kakà rientra e poi chiama Ambrosini. Pirlo aspetta Bonera, eccolo servito, Pirlo all'indietro per Nesta, Pato, Bonera, Nesta, Calazze, cerca Seedorf, colpo di testa di Cannavaro,
poi arriva sul pallone Hamsik, c'è fallo di Ambrosini, calcio di punizione per il Napoli, ha chiesto scusa Ambrosini ad Hamsik. Ho visto che Bonera parlava con Ancelotti, qualche difficoltà per il difensore esterno del Milan quando riceve palla, manca un movimento ad allargare di una delle punte dei giocatori d'attacco, quindi è quasi sempre costretto a scaricare dietro. Savini cerca il traversone per Sosa, stacca Sosa, stacca meglio Calazze, Sosa si appoggia, calcio di punizione per il Milan. Il Puma Emerson si scalda e anche Brocchi. È pronto il rinvio Dida. Calcio di punizione battuto in profondità a cercare Ronaldo che rientra in ritardo da fuori gioco. Calcio di punizione dunque per il Napoli. Ronaldo dice che era a fianco a lui il difensore, ma nel momento precedente a questo intervento che ha convinto il guardaline a segnalare la posizione di offside di Ronaldo. Colpo di tacco di Bogliasino, poi l'apertura per Savini, gioca benissimo anche il Napoli, arriva il traversone, tagliato, ha messo fuori Favalli, poi Gargano con il destro sul fondo. C'è un giocatore del Napoli a terra in area di rigore, è Bogliasino. Bogliasino forte di testa nel gioco aereo, anche uno coraggioso, si è fatto male da solo nel ricadere forse, sì. Fabio, ancora a terra Bogliasino, forse ha messo male la caviglia giù, sì, c'era l'immagine precedente, sì, sì, quando è partito destra, il cross, se non sbaglio si vede che lui va a staccare, quando scende poi rimane a terra. Intanto Seedorf parla con i suoi compagni. Ah, sì, 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 distorsione caviglia destra netta. Poi abbiamo visto ancora una volta Napoli che ha sviluppato il gioco molto bene sulla sinistra, cross teso e poi è arrivato a calciare al volo Gargano, insomma il limite dell'area completamente scoperto da uomini del Milan, attaccato molto bene da Gargano, che una conclusione abbastanza difficile, poteva fare meglio Gargano, che ha iniziato giocando alla Gattuso, poi invece è diventato regista nel Danubio, detto El Mota. Dice Bogliasino, è arrivato nel 2005 dalla San Benedettese al Napoli. Hamsik prova ad accelerare, Hamsik, la chiusura di Calazze, Favalli, Seedorf, Ambrosini, attaccato, perde palla su Gargano, intanto Bogliasino ancora non è rientrato, Bonera, Kakà, Nesta, sembra andare meglio la caviglia di Bogliasino, Nesta, Bonera, Ronaldo, Bonera, Ambrosini, Seedorf, Favalli, in verticale ancora per Clarence Seedorf che non riesce ad arrivare sul pallone, si sarà dunque rimessa laterale per il Napoli mentre rientra Bogliasino in campo. Adesso bisognerà vedere come sarà la sua condizione atletica. Intanto Rosetti ha detto che la rimessa è stata battuta in maniera irregolare, la fa ripetere però. Cupi, no, credo che l'abbia cambiata, infatti rimessa di Cupi irregolare e di conseguenza cambio della rimessa, non avevano capito i giocatori in campo. Si è visto poco in questo secondo tempo Lavezzi, è un giocatore che va a sprazzi, il primo tempo veramente partito così così, dopo l'ha finito veramente alla grande, con grandi scatti, grandi accelerazioni. Vediamo in questo secondo tempo, io invento una partita sua dove finì 4-4 a Roma contro la Roma, dove veramente c'erano dei momenti, dice, è stanco, non ce la fa più, e poi faceva uno scatto di 30-40 metri e lasciava lì la difesa della Roma sul posto. Ecco, mi aspetto ancora grandi giocate da lui. La rimessa laterale di Favalli per Seedorf, chiuso, rimessa in gioco ancora per il Milan. 13 minuti nel secondo tempo, 3-2 per il Milan, doppietta di Ronaldo e Seedorf. Sosa e Domizzi invece per il Napoli. Bonera, Ronaldo, 1-2, palla che non arriva però a Bonera, possibilità ancora per Sosa, Lavezzi rientra da fuori gioco in tempo, Sosa ha tenuto palla bene, poi il suggerimento è per Hamsik, cerca di andare Hamsik, la copertura di Favalli, all'indietro per Dida, invio tranquillo con i piedi di Dida, colpo di testa in anticipo su Seedorf, poi tocca in qualche modo
Pirlo, Nesta, Calazze, dopo il tocco ancora di Pirlo, Sedor, Favalli. Pato scivola, Cupi prova a far passare il pallone per Gargano e ce la fa. Garrix, Paolo Cannavaro, Dumizzi. Adesso sembra un po' più prudente il Milan rispetto al primo tempo, e da notare che Ronaldo rientra quasi a centrocampo, più indietro di Kakà a dar fastidio, spostato sulla destra. Intanto sta per entrare in campo Francesco Montervino per Napoli. Pallone in profondità, arriva senza problemi Dida, andiamo da Alessandro Ciallo. Alessandro, andremo tra un attimo da Alessandro Ciallo, è pronto Dida a battere lungo. Intanto anche il Milan sta pensando a qualche cambio, ma il primo cambio sarà del Napoli. Sta per entrare proprio Montervino per Bogliasino, che evidentemente non ce la fa. Kakà, Kakà con il taglio di Ronaldo, Kakà deviazione e calcio d'angolo. Stavolta gli attaccanti del Milan avevano tutti e due preso lo stesso spazio. Bravo. In area di rigore. Mi ha anticipato, non si sono mossi bene, quindi ha dovuto fare tutto da solo Kakà, portare questa palla al piede e arrivare alla conclusione da fuori rimpallata. Ma tutti e due hanno fatto lo stesso movimento, sono andati tutti e due sul primo palo. Dentro Montervino, fuori Bogliasino. Montervino può giocare sia d'esterno destro che in mezzo al campo, poi prenderà la posizione di Bogliasino. Pronto a battere Pirlo. Palla centrale con Ambrosini, che ha scelto non benissimo il tempo dell'intervento, infatti ha messo le mani sulla testa perché era un buon pallone. Sedorf, stop di Sedorf, poi fuori per Pirlo, ecco il traversone basso, ha colpito male stavolta Pirlo, ha messo fuori Sosa. Lavezzi riesce a controllare con il petto, è rientrato Nesta, si gioca Nesta ancora, scodella per Pato, poi ancora il Milan con Kakà dopo il tocco di Ambrosini. Kakà allarga per Favalli. Ronaldo, Ambrosini, Kakà, Ronaldo prova a girarsi di forza, poi perde palla, riparte il Napoli. Amsic d'esterno destro, Favalli ha coperto però l'avanzata di Garrix. Calazze, io penso che Amsic andrà a giocare a sinistra dove gioca abitualmente, e Montervino prenderà la posizione di destra nel centrocampo. Sì, a tre per forza. Pallone gestito ancora con dal Milan, Calazze però un po' messo in difficoltà, trova solo Cupi. Gargano cambia tutto. Savini, Domizzi, Gargano. Ancora l'apertura a sinistra per Savini, splendida di Gargano. Uno contro uno di Savini su Bonera. Tocco forse con un braccio di Bonera, comunque giudicato involontario da Rosetti, che dice era troppa poca la distanza, l'ha fatto capire con la sua mimica. Tocco di Pato, non c'è fallo di Domizzi, che può giocare di nuovo per Gargano, si arrabbia un po' Ancelotti. La profondità cercata da Gargano, Nesta ancora dominatore dell'area di rigore. Poi Sedorf subisce fallo, calcio di punizione per il Milan. Sul momento della partita non con grande ritmo, abbiamo visto nei tutti i primi 45 minuti. Adesso il Milan, sottolineavi tu anche l'importanza, insomma, di sapersi difendere, di occupare degli spazi, fare densità un po' nella propria metà campo e non permettere più, insomma, quelle ripartenze che nel primo tempo hanno fatto tanto male alla squadra di Ancelotti. Favalli cerca la profondità, arriva Kakà sul pallone, c'è la chiusura però su di lui di Cannavaro, che lascia scivolare il pallone e poi ricomincia. Non c'è nessuno però, e cerca un pallone profondo sul quale Sedorf stava per intervenire, ma arriva prima Savini, si è un po' fermato. Sedorf, Amsic centrale, Lavezzi prova a cambiare passo, il Pocio, ancora Lavezzi, Montervino si allarga a destra, Lavezzi cerca Sosa in fuorigioco, calcio di punizione comunque per il Milan, il pallone è andato peraltro sul fondo. Ha portato poco le punte nel secondo tempo il Napoli, perché nel primo tempo, intanto qui la posizione mi sembra di fuorigioco, avanti con segnalato molto bene petto e testa. Nel primo tempo queste palle lunghe, la spizzata di Sosa, partiva subito Lavezzi alle spalle, metteva sempre in difficoltà la difesa del Milan, anche gli inserimenti senza palla dei centrocampisti, soprattutto adesso Amsic che va a giocare nella propria posizione ideale, insomma da lì dove lui è molto bravo a sfruttare le sponde, soprattutto di Zalaeta dove non c'è, ma potrebbe fare sfruttare quelle di Sosa. Amsic, Savini,
Bonera lo contiene, gli passa davanti regolarmente, poi si allunga un po' il pallone, forse pensava che Pato potesse intervenire. Seedorf per Pato, va a recuperare Cannavaro, Pato allunga la falcata, Cannavaro temporeggia, tiene il pallone in campo Pato, uno contro uno, Pato lo aspetta Cannavaro, Pato all'indietro per Bonera. Bonera marcato così così da Gargano, che poi da dietro commette un evidente fallo, calcio di punizione per il Milan. Se l'è fatto un po' scappare Gargano. Sì, non devi mandarlo da quella parte assolutamente, quindi si è posizionato malissimo. E non ne ha approfittato subito Bonera, perché ha aspettato un attimino. Vedi, anche qui forse non colpisce, è lui che prende terra, sai. Sì. Esatto. Non abbiamo visto la gamba di... Si è stato toccato ecco, prima, sì. Sicuramente sarà stato toccato. Sarà stato toccato e quindi ha perso il tempo. Pronto a battere Pirlo. Sempre Calazzi, Kakà, Ronaldo, Pato, Ambrosini in area di rigore con Seedorf che arriva adesso. Ok, che Pirlo può cercare addirittura la porta. Pirlo fuori uno schema, ha capito tutto il Napoli che ha chiuso la possibilità di Kakà. Bonera insegue il pallone con Lavezzi che preme. All'indietro per Favalli, è salito veloce anche Gargano a dare fastidio a Dida, che se la cava con tranquillità. Colpo di testa di Calazze che rientrava. Non preciso c'è Garix. Accompagna Montervino che allarga a destra. Ha cambiato la posizione, come detto, con Amzic, come ha detto giustamente, aveva anche previsto Beppe Bergoni. Ancora Montervino che allarga per Garix, sempre Montervino. Cerca un pallone interno sul quale interviene Ambrosini. Poi Kakà prova a ripartire. Deve recuperare Montervino che non è partito con il tempo giusto e non lo può più riprendere. Prova Ronaldo coperto da Cupi, bravo Cupi a coprire Ronaldo, poi c'è fallo, calcio di punizione per il Napoli. E da quella parte Cupi è molto bravo a tenere la propria posizione, ad arretrare fino al limite dell'area e poi intervenire in chiusura, ha fatto molto bene. Apertura ancora per Amzic. Si gira Amzic. Destro, sinistro. Gargano cerca Sosa, ha capito tutto Calazze che esce bene, poi il fisico di Sosa tiene Calazze. Pirlo, Seedorf, Pato, sempre Cupi, si gira Pato stavolta, poi scivola Cupi, Gargano, Amzic. Sosa prova a far passare il pallone, sperava nell'inserimento di qualcuno che non è arrivato. Savino. Il taglio profondo di Garix che non può però arrivare sul pallone e ci sarà rimessa dal fondo per Dida. Io non so se prima Sosa volesse far passare la palla a Fabio, forse non è andato bene in controllo e quindi la palla gli è scivolata dietro. Ecco. Però comunque il Napoli deve cercare maggiormente la sua prima punta, che venga incontro al limite dell'area. Giochi di sponda per Amsing o per lo stesso Lavezzi. È pronto a battere Dida, uscirà Ronaldo che d'altronde è a rientro, più di un'ora, due gol. Mi sembra discreto come rientro, no? Sì, sì, no, poi grandi giocate. Poi la cosa che impressiona sempre è che quando la palla la prende lui e guarda verso la porta, il difensore non l'attacca mai, ha sì. Sempre paura. E questo sai cosa vuol dire? Falza la squadra dai tempi, vuol dire molto. E poi quando chiede l'1-2 con Kakà, con Pato, insomma la palla ritorna sempre indietro nella maniera giusta. Seedorf. Pirlo. Cambia tutto per Bonera, sta rallentando il gioco adesso il Milan per cercare di controllare la partita. Ronaldo, Kakà, prova a girarsi, non ce la fa. Ancora Kakà. Favalli. In profondità il suggerimento che trova comunque Seedorf, di tacco ancora Seedorf per Favalli, Kakà al limite dell'area di rigore, si gira Kakà, punta Kakà, destro, Kakà, 4-2, collasso di Kakà. Da migliore al mondo questo, perché si gira con poco spazio, lascia partire un tiro di una forza incredibile, una violenza, tenendola bassa e non permette al portiere di arrivarci mai. Questo è un grande gol. 4-2 del Milan. Kakà qua, guardatelo, si gira, poi boom, 22 metri, la palla si alza pochissimo e poi è fortissima soprattutto, non lascia scampo a Jezzo. Ma guardate qui il movimento, che bello con il quale prepara il tiro.
bellissimo, un grandissimo, se la porta dentro e poi scarica questo destro all'angolino, che forza ragazzi. Standing ovation per Ronaldo. Al suo posto il Puma Emerson, tutto il Brasil, il Milan di questa sera. Andiamo da Alessandro Alciato. Alessandro. Quando Ronaldo è uscito, Ancelotti gli ha dato un bacio. Non è una scena che si ripete sempre, si ripete solo con certi giocatori in certe occasioni. Le ultime erano con Andriy Shevchenko e con Kakà. Insomma, Carlo Ancelotti ha voluto dare questo segno d'affetto a Ronaldo. Vi racconto come cambia il Milan adesso. Kakà va a fare l'attaccante insieme a Pato. Seedorf torna a fare il trequartista. Dico torna perché prima dell'acquisto di Pato Seedorf faceva il trequartista con Kakà. Pato dunque dentro ancora per tutta la partita, a 18 anni, è stato fischiato fallo intanto al Napoli, calcio di punizione per il Milan, eccolo il bacio di cui ci parlava Alessandro Ciano. Pato non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale per il Napoli e Stefano De Grandi si dà pure campo. Stefano. Non ha fatto in tempo a fare la sua contromossa, Reja la farà adesso, entrerà a Capparella su una fascia, un difensore più, è un giocatore di fascia più alto proprio per quello che dicevamo prima, che i due laterali si sono fatti trovare troppo chiusi e hanno dato spazio ai giocatori del Milan. Adesso entra Capparella, cerca la profondità Bonera, l'anticipo di Domizzi, ha subito fallo da parte di Pato, calcio di punizione già battuto. Gargano, vediamo ancora la risposta del Napoli, comunque bisogna dirlo, soprattutto nel primo tempo ha fatto una partita strepitosa. Pato taglia dentro, Pato saltato Savini che scivola anche, commette fallo, calcio di punizione. Nel secondo tempo il Napoli ha subito il gol del 3-2, quella è stata una mazzata, non ha saputo reagire con la stessa veemenza nel primo tempo, ma non gliel'ha concesso il Milan, che ha rallentato un po' il gioco. Bravo, ha rallentato, non ha voluto attaccare in massa, perché prima ha preso anche forse dall'entusiasmo dei propri giocatori, dalle giocate che stavano facendo, tutti volevano andare in avanti, quindi penso che tra il primo e il secondo tempo Ancelotti abbia detto qualcosa ai suoi, quindi il Milan rallenta il gioco, si posiziona nella prepa metà campo, non concede più contropiede. Capparella è stato uno degli ultimissimi a indossare il numero 10 di Maradona, l'ultimo in assoluto è stato il Pampa Sosa pochi giorni prima del ritiro della maglia. Dida. Sostituzione per il Napoli. È il numero 19 Savini. Colpo di testa di Domizzi. Amsic fermato, ancora Domizzi. Cerca la profondità, trova il colpo di testa di Alessandro Nesta, poi Pirlo con il tacco, ma c'è Amsic lì. Ha colpito con un braccio Amsic, calcio di punizione per Milan. Ecco Ancelotti. Pirlo, Ambrosini. Lascia sul posto Gargano, Ambrosini poi a protezione della palla, prova ad andare di nuovo. Gargano gli passa davanti, fallo di Ambrosini, calcio di punizione. Guarda il tuo assistente, dice Ambrosini al direttore di gara. Ecco la trattenuta che ha fatto sì. Ha sbilanciato Gargano, sì, con la trattenuta di maglia. Calcio di punizione. Montervino, il Puma Emerson a proteggere il pallone, Favalli. Lo insegue Lavezzi che tocca la palla, prova a dare ancora pressione, ma il pallone termina in fallo laterale. La rimessa laterale sarà proprio per il Milan. 27 minuti nel secondo tempo, Milan 4, Napoli 2, Milan in gol con doppietta di Ronaldo e Kakà e Seedorf naturalmente, Sosa e Domizzi per il Napoli, Lavezzi chiuso, arriva il traversone sul secondo palo, prova ad arrivare sul pallone proprio Capparella, anticipato. Amsic si è fatto male, mi sa, distorsione forse anche per lui o magari un problema muscolare. Tanto Gargano, attenzione dalla distanza, Gargano con il destro, da quella posizione segnò la Roma, palla sul fondo. Un ruolo nel Milan, il ruolo di esterno di difesa è sempre un ruolo molto difficile, Fabio, perché devono sempre stringere la propria posizione e vengono spesso a palle, perché contro un centrocampo a tre il cambio di gioco può essere determinante e mettere in difficoltà la squadra avversaria. Quindi anche prima la chiusura di Bonera sembra semplice, ma non è assolutamente, perché lui ha trovato il tempo giusto, bravo. Intanto tra poco andremo da Stefano De Grandis, vedo Amsic un po' più basso e Capparella un po' più alto, quasi che Amsic debba dare una difesa lì a sinistra, debba dare una mano alla difesa lì a sinistra, adesso vedremo naturalmente. Capparella comunque rimane abbastanza alto. Amsic. Domizzi. Anche Cannavaro ha un problema,
preso un colpo. Cupi, Garrix, Montervino. Attaccato da Emerson che lo ferma. Seedorf, Emerson, Kakà. Ha provato ad arrivare sul pallone con il destro per servire subito Seedorf, poi è servito Pato in profondità. Controllo di Pato! Pato! 5-2! Gollasso anche di Pato! E questo è un gol incredibile. Io pensavo stoppasse per andare verso la porta, ma dritto. Invece dentro a tagliare la strada al difensore che a quel punto non poteva più intervenire. Ma poi stoppata con i giri giusti, pronta per calciare in porta. Questo la porta la vede, insomma, grande giocata. Bravo, gran gol. Piange. Guarda come piange. All'esordio, come al solito, Pato. Segnate la data sul calendario, amici del Milan. 13 gennaio 2008, epifania di Pato. Vabbè. Bravissimo. È il controllo che fa la differenza. Tagliare davanti al difensore. A quel punto cosa fa? O commette calcio di rigore, oppure lo deve lasciare andare e poi non sbaglia. Iezzo così così. Epifania di Pato vuol dire, epifania vuol dire dal greco il mostrarsi, quindi il mostrarsi di Pato, e il cuore è per la sua fidanzata che è qui accanto a noi e che gli sta rispondendo adesso. Proprio qui accanto a noi stanno esultando come dei pazzi anche nella famiglia di Alexander. 5-2. Sono tutti schierati con la sciarpa del Brasile. Sì. Crampi credo per Hamsik, intanto che ha corso tantissimo. Napoli nel secondo tempo ha un po' ceduto, ma comunque a Napoli è stato bellissimo anche il Napoli a tratti. Primo tempo mi è piaciuto tantissimo. Una squadra con coraggio, con determinazione, che non si è fatta impressionare. E se devi fare risultato contro il Milan ti devi comportare in questa maniera. Il gol a freddo nel secondo tempo ha condizionato troppo. Tanto chiede il cambio Hamsik. Eccoli qua. Tutti i familiari di Pato, la mamma a destra e poi la seconda da destra, la sua fidanzata. Calcio di punizione per il Napoli. Sta per entrare anche Senda Labon, un ex. Palla sul primo palo, messa fuori da Ambrosini. Ancora Pato. C'è anche Kakà. Pato tocca male stavolta, Garrix ha recuperato bene all'indietro per Iezzo. Certo che aveva segnato al massimo un gol in casa fino adesso il Milan. Gioca con il tridente delle meraviglie, ne fa 5. Colpo di testa di Sosa. In casa non ha mai giocato con gente veloce, rapida, sia sul lungo ma anche nello stretto, insomma, che ti fa la differenza. Parlo di Ronaldo. E poi una volta che è in vantaggio, prima a ribaltare l'azione o lo faceva solo con Kakà, ma con le altre punte non lo poteva fare. Adesso lo può fare con Pato, visto il lancio lungo, e arriva prima lui. Seedorf si gira, anche Seedorf ha giocato una strapartita. Kakà ancora ci prova, ribattuto. Ora Hamsik, che mi sembra ancora zoppichi un pochino per il problema al polpaccio. Ma prima aveva chiesto il cambio. Poi Capparella perde una brutta palla sulla tre quarti. Kakà per Ambrosini, scivola Domizzi, traversone di Ambrosini, troppo sotto porta, ce n'erano 4 del Milan in mezzo. Hanno reclamato in 3, Seedorf sul secondo, Kakà e Pato, che volevano tutte e 3 questa palla. Prova a rispondere ancora il Napoli, adesso con la forza dell'orgoglio, mentre sta per entrare anche Sam Dallabona, che si era un po' lamentato di avere pochissimo spazio, ha ritrovato un po' di spazio in Coppa Italia giocando anche bene, e adesso un po' di spazio anche in campionato. Se non lo trovi quando manca un giocatore come Blasi, diventa difficile. Sai, poi gioca Bogliassino, esce lui e entra Montervino, quindi vuol dire che sei proprio la quarta scelta. Calcio di punizione per il Milan, eccolo qui, Sam Dallabona che entra perché esce Hamsik che è infortunato. Nel 2003 è arrivato il Milan, si è andata la buona. Pato va via ancora in area di rigore, Pato! Iezzo! Emerson sul fondo! Come è andato via là? Lo sto ammirando, Fabio. Mamma mia, che lampi! Poi è anche intelligente, perché ci sono certe situazioni che può provare
invece scarica palla dietro. Qui ha visto che c'era la possibilità di andare a puntare l'uomo e lo salta, via, veloce, 1-2 e riesce a trovare anche la porta, bravo. 18 anni. Calazze, Kakà, per Sedor. Di tacco per Kakà. Milan ha dato grandissimo spettacolo stasera, veramente. Napoli ha giocato bene, ha trovato la peggior partita della stagione per andare a giocare contro il Milan a Milano, diciamo la verità. Eh sì, perché fino adesso il Milan in casa non l'aveva fatto bene, ma aveva un altro tipo, diciamo così, di attacco. Sì. È pronto a battere Montervino. Un altro traversone messo fuori da Favalli, poi Sedor, Favalli, Sedor, sta per entrare anche Johan Gourcuff per Pirlo, Nesta, Ambrosini, Dida, colpo di testa di Cuti, Ambrosini, Favalli, Pirlo, Favalli, Pato, e via che riparte Pato, mezza quattro, messo giù, calcio di punizione giallo per Gargano. Palla sempre incollata al piede, grande tecnica, capacità di accelerazione con la palla sempre lì. Qui c'è il fallo da dietro, sta per battere Andrea Pirlo, c'è anche il cambio però, e allora Pirlo esce e al suo posto Johan Gourcuff. Standing ovation anche per Andrea Pirlo. Attenzione, il Milan ha sostituito il numero 21 Kakà. In area di rigore Kakà prova a far passare il pallone, è arrivata però la chiusura di Cannavaro, poi c'è Sedorf che mette giù, trova proprio Gourcuff. Pato, Pato a giro sul fondo. Questo sembra quasi essersi come scrollato un peso dopo il gol, no? E ha anche più spazio ovviamente, perché il Napoli non gioca con la stessa intensità sotto 5-2. Però ha provato delle giocate che magari inizialmente non aveva tentato, sai, quegli uno contro uno che dici ma inizialmente vediamo un po' come va la partita. Adesso veramente è sbloccato. Nesta e Sosa, colpo di testa proprio di Alessandro Nesta, poi Favalli. Profondo per Kakà. Cupi. Gargano, apertura a destra per Garix che non può intervenire sul pallone, rimessa laterale per il Milan. Sedor, Gourcuff, torna su di lui della buona, buono il movimento di Gourcuff. Kakà, Sedor, prova il destro, ha dovuto allungare la falcata per trovare il pallone e si è un po' scoordinato. È pronto il rinvio Jezzo. Intanto c'è una specie di brusio di sottofondo qui allo stadio, perché secondo me la gente sta discutendo di quello che ha visto e c'è molto di cui parlare per quello che abbiamo visto stasera in questa bellissima partita. C'è ancora Lavezzi che va giù, non c'è fallo di Nesta, che poi prova a impostare nuovamente. Gourcuff accelera, Gourcuff va via, Gourcuff ancora, Gourcuff fermato dal ritorno di Gargano, rimessa laterale per il Milan. Lui ha grandi qualità tecniche, però secondo me gli manca il cambio di passo, no? Anche qui saltato, poi gli manca quell'accelerazione proprio dire per andare via e far la differenza. Ancora Gourcuff, prova ad accompagnare il pallone con la sola della scarpa, non ce la fa, rimessa laterale ancora per il Milan però. Sedor, Pato, ha fatto un'altra cosa con l'esterno, Domizzi è riuscito a fermarlo in qualche modo. Emerson, Ambrosini,
Controtempo Seedorf, bravo Cannavaro, poi Montervino, Garrix, Cupi, Dalla Bona. Attenzione, l'autorità di pubblica sicurezza invita Garrix, i tifosi ospiti del Napoli a fine partita a rimanere... Cambia tutto Dalla Bona, vuole Capparella che insegue il pallone e non riesce a controllarlo prima che questo termini in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per il Milan, tanto Gattuso ha visto abbastanza. Bonera, Dalla Bona, Gargano, prova ancora Gargano a tenere il pallone, poi Dalla Bona che gira, Montervino, Dalla Bona, Gargano all'indietro, Domizzi. Adesso ovviamente la partita cala di ritmo per il punteggio, anche perché le squadre hanno corso moltissimo e sono un po' stanche. Pronto il rinvio, Jezzo, Gargano. Poi c'è anche da dire che 5 sono già tanti, una punizione anche eccessiva per il Napoli, soprattutto quello che abbiamo visto nel primo tempo, no? Nel primo tempo il Napoli mi è piaciuto, partita in equilibrio, ha sfruttato bene le occasioni che gli sono capitate, ha sofferto sicuramente quello che doveva soffrire, perché contro il Milan di stasera, soprattutto nel primo tempo, dove c'era gran voglia di mettersi in mostra da parte di tutti quanti, però insomma ha avuto coraggio. Ripeto, secondo tempo il gol preso all'inizio l'ha un po' condizionato, non è stato più in grado di ribaltarlo. Seedorf, punta ancora Kakà, chiusura di Cupi, calcio d'angolo, no, calcio di punizione, spinta di Kakà su Cupi. Io non so, il Napoli l'ho visto giocare due volte, cioè tre volte con le grandi, no? Con Napoli, con l'Inter e con il Milan qui, ha perso tutte e due le volte, non c'è stato Blasi. Secondo me è un giocatore fondamentale per il gioco del Napoli. Invece in casa con la Juventus ha vinto, lui c'era, ha fatto una grande partita, forse migliore in campo. Poi grande partita anche a Roma con la Roma. Gargano cerca l'apertura per Sosa, prova a girare, poi arriva Dalla Bona, apre Dalla Bona, è scivolato sulla partenza Caparella che riesce comunque a tenere il pallone in campo. Arriva ancora al traversone a cercare lo stacco del Pampa, Dalla Bona sul fondo. Dalla Bona è un giocatore, un centrocampista che ha insomma le caratteristiche, la facilità nel trovare anche l'inserimento e il gol, insomma qui stacca bene di testa, insomma peccato per lui che trova poco spazio in questo Napoli. Come poco spazio aveva trovato anche nel Milan, che infatti poi l'aveva subito ceduto in prestito. Pato prova a partire, ancora Pato fermato da Cupi, si gira! Cupi si è rialzato, Jezzo sul pallone. E Cupi dice ma la maglia me l'ha levato o che cosa? Vediamo. Qui scivola, poi hop, via. Niente lo tocca. Pensavo si fosse appoggiato sul difensore. Invece si è rialzato come una trottola, una specie di gioco di prestigio. Beh, qualcosa ci ha fatto vedere. Allora faceva così Cupi perché insomma diceva ma non riesco a prenderlo. Sì. Cosa devo fare? Kakà. Magari aspettava il raddoppio di qualche compagno. Gurkuf. Ambrosini. Gurkuf. Kakà. Gurkuf. Kakà. Chiuso. Sul pallone Domizzi, ma con un fallo si lamenta con il direttore di gara, calcio di punizione per il Milan. Lo ha ammonito? Sta prendendo in mano il cartellino e quindi lo ammonisce, sì. E si lamenta Reia, non era tra i diffidati. Domizzi invece, Gargano sì, quindi non ci sarà la prossima. Che c'è? Ma mai ammonito, dice. Si spiegano il direttore di gara e Domizzi. Ho preso la palla, dice Domizzi. Calcio di punizione battuto con Kakà che trova Gurkuf. Ambrosini. Emerson prova a farsi largo, commette fallo ai danni di Cupi, calcio di punizione per Jezzo. 43 minuti in corso. Montervino. Sosa.
Favalli, Gurkuf, Seedorf, l'apertura per Kakà, c'è Pato in mezzo, Kakà va per conto suo, Kakà ancora cerca il fondo, ha cercato un'azione simile a quella che l'ha portato poi al gol in Coppa Intercontinentale, qui ha fatto scivolare bene verso il fondo Dumitsic, c'è rimessa dunque per Jezzo. Sì, c'è sempre ancora tanto spazio per i giocatori del Milan da poter attaccare, ancora una volta Kakà prende palla, punta l'avversario, qui Dumitsic bravo insomma, perché o calciava prima dritto in porta, ha guardato anche in mezzo il movimento dei propri compagni, a quel punto è stato chiuso molto bene da Dumitsic. Gargano e Favalli che tocca il pallone mettendolo in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà ancora per il Napoli. Montervino, Gargano, Emerson con un fallo su Montervino, calcio di punizione ancora per il Napoli. Gargano prova ad aprire per Lavezzi, ecco Lavezzi è un po' scomparso nel secondo tempo. Sì, ma aspettavo qualcosa in più nel secondo tempo, perché lui ha dei momenti dove si prende delle pause, però è capace sempre dopo di reagire, di grandi accelerazioni, di giocate. Insomma, Lavezzi quest'anno ha fatto 3 gol, Fabio, fino adesso. È una spalla ideale, cioè come io la vedo bene come seconda punta, sta facendo bene. Capire se è uno che può andare in doppia cifra nel nostro campionato. Perché una seconda punta ti deve portare almeno 10 gol, no? Esatto. Ambrosini. Certo che per lui si può curare rigori, fa fare insomma, espulsioni alle squadre avversarie per la sua velocità, sicuramente è importante. Ecco. Sui gol staremo a vedere. Nesta, Calazze. Seedorf, Pato, Ambrosini, Kakà, parte Seedorf, posizione regolare, c'è Pato alle sue spalle, l'ha visto Seedorf, Pato, Seedorf, Pato, Seedorf, contro dalla buona, certo tecnica individuale pazzesca del giocatore del Milan. Fallo di frustrazione di Gargano, doppio giallo sotto la doccia. Non concede sconti Rosetti, anche prima Dumitsic un fallo che forse la munizione non ci stava. Sai, qui io capisco i giocatori del Napoli. Un po' di frustrazione. Sì, perché hanno fatto un po' di giochetti lì, sai, non ci sta mai un calciatore sotto 5-2. Pato e Seedorf lì l'hanno duettato molto bene, è andato a cercare la palla, insomma è andato sull'uomo. Sì, sì, va dritto su Pato, giallo ci sta. No, per starci ci sta, è la situazione della partita insomma, che sì, certo. Tante volte gli arbitri ci passano sopra, altre volte no, qui Rosetti insomma anche fino alla fine, insomma, 2 ammonizioni, una Dumitsic e l'altra Gargano che è costata l'espulsione. Finisce in 10, Napoli sotto di 3 gol, ma ripeto, uno leggendo il punteggio potrebbe pensare a una disfatta, invece Napoli al primo tempo è stato vivacissimo, ha giocato anche molto bene, ha fatto vedere anche Napoli tocchi di gran classe. Gurkuf dentro per l'inserimento di Kakà, intervenuto ancora Cupi, secondo me uno dei migliori del Napoli. Rosetti dice che può bastare, uomo partita scarica velocemente. Pato. 5-2 per il Milan Supersport.